E Caterina, hai ricevuto la lettera di Mian? Vabbè, non importa. Ecco, guarda questi cuccioli. Tutte queste foto sono di ieri. Sì, probabilmente starei lontana da quella tua posta per oggi. Ma anche se non l'hai fatto, e qualcuno avesse effettivamente scritto a te una lettera dicendoti, di fermare le investigazioni, tu li ignoreresti, non è vero? Perché abbiamo fatto una promessa e di arrivare, insomma, alla fine di questa storia, non è vero? La tua missione, se accetti di farla, è di prendere queste foto qui e portarle alla gente di cui abbiamo parlato ieri, per scoprire, insomma, tutto ciò che sanno. Lo farei io stessa, ma essere sinceri, non riesco a star là ad ascoltare la gente che parla per più di 1 minuto e mezzo, quindi la responsabilità va su di te. Con tutta questa insomma, con tutte queste prove, tutti quanti non avranno scelta che raccontarti ciò che sanno. Almeno immagino che sia così che funziona. Quindi, sei pronta? Va bene? Quindi immagino che Mian mi abbia scritto dicendomi di non investigare. Sapevo di poter contare su di te. Una volta che abbiamo chiarito il nome di Logan, saremo eroi. Magari faranno addirittura una parata per noi. Però, insomma, non mettiamo i carri davanti ai buoi. Devo tornare al ranch prima che mio padre noti che non c'è nessuno a tenere compagnia agli Yakmel. E una volta che hai fatto, incontriamoci al Blue Moon. Ok. Quindi, ok, questa è la lettera di Mian. Cara Caterina, ieri mi sono fatta così prendere dall'eccitazione e ho fallito di realizzare che mostrare quelle foto in giro per la città potrebbe davvero farci andare nei guai. Ma non ti preoccupare, le ho nascoste sane e salve a casa mentre pensiamo al prossimo passo e della nostra investigazione. Ci terremo in contatto, infatti. E Ian cosa vuole? Caterina, come menzionato ieri. Oh, ah, giusto. Dobbiamo costruire quella torre d'acqua. Chi mi ha appena dato i diagrammi. Quindi eccoci qui. Mian farà il waterman e la pump station. Tu hai lo. Io. Ho l'holding tank, il supporto della torre e la stazione di filtraggio, ok. E lui ovviamente, lui è costretto a fare il supervisore, è difficile fare il supervisore. Vabbè, dice che è il suo compito darci delle parole di saggezza e motivazione. E, insomma, no, non dobbiamo far cazzate. Adesso mi conosci. Sono praticamente la persona più simpatica da questa parte dell'Ufaula. Ma quella Matilda. Non vuoi proprio essere dalla sua. Insomma, è meglio che le stai simpatico. Ci tiene molto a questo progetto. Quindi credimi quando dico che. Oh, scusate. Che è nel nostro migliore interesse metterci tutto il nostro impegno. PS, non aspettare, inizia adesso. La mia, no, la nostra reputazione è in ballo. PSS, qui ci sono i diagrammi attaccati, ok. Allora, una cosa alla volta, io oggi ho anche
non me la segna, ma ho la cerimonia d'apertura della slitta di sabbia lì, cos'era? A mezzogiorno però. Oh, è arrivata l'ora. Ciao. Oh, ciao Caterina. Sei qui per la cerimonia? Beh, questo è quanto. Ho pagato abbastanza per la pubblicità fino ad Atara e questo è quanto. Luca, perché non potevi far esplodere la torre d'acqua la prossima settimana? O meglio ancora, non farlo proprio? Beh, guardando positivo, visto che qui non c'è nessuno, vuol dire che non c'è nessuno per vedere che fallimento è stato. Grazie per essere venuto fin qui a mostrare il tuo supporto. Sono sicura che tu abbia molte altre cose da fare dopo l'attacco. Per me significa molto. Però questo non è la fine del mondo. Magari una volta che il Corpo Civile ha finalmente catturato Logan, ridipingerò le slitte di un colore diverso e cambierò il nome a tutto quanto o qualcosa del genere. Avevo anche preso questo regalo apposta per il mio primo cliente e immagino che il mio primo cliente sia tu, Caterina. Immagino che tecnicamente Burgess era qui prima, ma le sue credenze non gli permettevano di accettare una reliquia. Quindi ecco. Oh, parlando di Burgess, voleva parlarti. Si sente responsabile per ciò che è successo, immagino. E intendo, questa non è colpa di nessuno se non di Logan. Ma non sono riuscita a convincerlo di questa cosa. Ci vediamo più tardi, Caterina. Ok, ah, ma tu sei qui? Da quando? Ehi, Caterina. Oh, è un vero peccato come siano andate a finire le cose. Insomma, è andato tutto a fanculo, in poche parole, queste giostre, queste cose. Ed è tutta colpa mia. Se semplicemente non avessi fatto quel questionario. E in più ho realizzato che il mio questionario, che era inteso per supportare insomma, la gente della città, del fatto che abbiano bisogno di riposare, alla fine ha finito con rimettere voi costruttori al lavoro. Beh, sono veramente dispiaciuto che le cose siano andate a finire così. E prevedere il futuro non è il tuo punto forte. Miguel dice sempre questo di me. E se importanza, volevo dirti che penso che tu abbia fatto un ottimo lavoro con questa cosa delle slitte, anche se nessuno si è mostrato qui. Tutte le cose che hai fatto per Sandrock, beh, molte persone lo apprezzano. Facciamo tutti il tifo per te. Quindi, ho messo da parte un po' di soldi. E ti ho preso un pass lungo una settimana per andare sulle slitte tutte le volte che vuoi. Ne ho preso uno anche per Mian, visto che voi ragazze state lavorando così duramente ultimamente. Beh, divertiti. Stai attento, queste slitte possono essere veramente veloci. No, che brutta cosa. Non mi ha finito il dialogo e subito me ne sta iniziando un altro. Ehi, ciao Caterina, sembri molto seria. Va tutto bene? Oh cielo, vuoi sapere a proposito di quella notte?
Beh, fammi pensare. Tutto è molto, un po' molto confuso per me. E stavo facendo il turno quello di notte. Stavo aiutando con le ronde, facendo. Sì, mi assicuravo che nessuno sgusciasse dentro a visitare il vecchio Howlett, che era in quarantena. Era un momento stressante per tutti noi, ma ovviamente Logan era quello più stressato di tutti. E infatti lui si è mostrato e l'ultima cosa che ricordo è stato io che gli dicevo educatamente, insomma che gli spiegavo che non poteva entrare nel tempio perché era contro le regole. E dopodiché tutto è diventato nero. Quando mi sono svegliato e mi hanno aiutato ad alzarmi in piedi e volevano sapere cosa era successo, ma non ho visto niente. È tutto molto triste. Non posso far altro che pensare che se Logan non avesse agito così razionalmente, magari suo padre sarebbe ancora. È meglio non soffermarsi su certe cose. Ciò che è successo è successo. Nessuno volesse che andasse a finire così. Dare le colpe a qualcuno non lo riporterà indietro. Penso che prima Logan accetti questo e prenda responsabilità per ciò che ha fatto, beh, magari prima potremo riaverlo indietro con noi. Magari la ragione per cui nessuno ha parlato di questo, quando siete qui, siamo tutti molto tristi per come sono andate a finire le cose. Magari certe persone hanno anche paura che sia stato qualcosa che loro hanno fatto a spingere Logan su questo sentiero. Logan, ritornerà alla luce un giorno, ne sono sicuro. Fai in modo di essere al sicuro là fuori e ricorda, siamo tutti sulla stessa barca, quindi non esitare a chiedere aiuto. Ok. Anche se, bene, non ho mai praticamente sentito parlare Feng, quindi non so in che modo mi possa essere aiuto. Ok, io non vorrei rischiare di fare una domanda. Poi è tipo quella sbagliata e avrei dovuto farle l'altra. Vabbè, dai, buttiamoci e mostriamogli la foto delle note mediche. Puntini, puntini, guarda, l'ho già fatto incazzare. Nessuna risposta? No? Ok, mi fa fare entrambe. Hai visto Logan la notte dell'attacco al tempio? E se glieli rimostro? No, non le posso più fare. Vabbè. Fanculo. Sapevo che non mi diceva niente. Sto stronzo. Iniziamo da Miguel. Ciao, carissimo. Stai, insomma, stai investigando nell'incidente di Logan, eh? Roba brutta. Sono stato molto dispiaciuto di vedere che le cose siano andate a finire così. Ma non si può far nulla. Beh, se onesto, se Howlett fosse stato fuori dalle rovine, che noi tutti sappiamo essere pericolose da esplorare, sarebbe ancora in vita. Sì, ho preso la decisione di mettere Howlett in quarantena. Sì, ha fatto arrabbiare Logan e lo ha spinto alla pazzia. Ma ho fatto ciò che era meglio per la città e lo farei di nuovo se dovessi. Non è una storia piacevole, proprio come lo stato del nostro mondo, sfortunatamente. Qualcosa dentro le Ok. rovine?
Allora, mostriamogli la foto della bomba. Cos'è questa? Stiamo facendo bombe adesso, eh? Ah, finalmente! Come finalmente? Stai iniziando a imparare a fare le cose quelle belle. Avevo proprio intenzione di dirti qualcosa a proposito di tutte quelle tavole, di quei bulloni e... Oh, vedo. Sì, adesso che me ne fai menzione, credo di aver visto questo tipo di bombe prima. Sì, mi sta ritornando in mente. Quello sciocco... Quello sciocco compatriota di Logan usava quel tipo di bombe come sue armi. Un po' codardo, se me lo chiedi. Se non hai il coraggio di guardare qualcuno negli occhi mentre li prendi a pugni sui denti, beh, secondo me non dovresti affatto combattere. E per di più, quelle sciocche cose non sarebbero in grado nemmeno di scalfire un cavaliere come me. Vabbè, poi gli chiediamo, hai visto Logan la notte in cui ha fatto esplodere il tempio? Ah, stai cercando di tracciarlo, eh? Buon per te. Se non trovi... Ah no, se trovi, dov'è? Perché non me lo vieni a dire a me per primo? Salta il corpo civile, salta tutta la burocrazia. Sai, facciamo in modo che Logan, insomma, becchi la vera giustizia. No? Pensavo che stessimo facendo qualcosa di extra. Non so tradurlo. Vabbè, cosa so? Fammi pensare. La notte che Logan ha attaccato il nostro tempio, ero a casa a fare i pesi. Sì, credo che stessi cercando di perfezionare. Vabbè, un qualcosa. Credo che stessi facendo pesi da 300 kg con un dito. Può essere. Però il suo dannato muscolo palmare, qualcos'altro. Insomma. Non era tanto d'accordo. Appena sentì l'esplosione, sono uscita dalla mia stanza e ho visto Burgess che era svenuto. È qualcosa che vedo sempre, ma come... Ma ciò che ha catturato veramente la mia attenzione è stato il tempio che era esploso. Sono riuscito a cacciare uno scorcio di Logan che correva via con qualcuno. Ma erano troppo lontani perché io li rincorressi. Magari proprio ora che io prenda un cavallo, insomma, leale. Ma continuerò semplicemente ad allenarmi per correre più veloce. Beh, spero che tu sia goduto ascoltarmi la mia storia, tanto quanto io a me sia piaciuto raccontartela. Sei un buon ascoltatore. Dovrei raccontarti storie più spesso, per carità del Signore. Vabbè, andiamo via. Niente più domande? Sono d'accordo. C'è una buona chance, che ci sia qualcosa qui intorno che potrebbe aiutare l'apprensione di Logan? Fammi sapere se scopri qualcosa di utile. Ok, Jasmine. Ehi, Katrina, stai bene? Ti mostro la foto del suo disegno. Oh, questo. Non avrei mai dovuto disegnarlo. Se avessi saputo cosa sarebbe successo, non avrei mai... Eravamo abituati ad andare un sacco di avventure. Poi Logan è cambiato. Non gli importava più di me o della mia mamma o di nessun altro. Mia mamma disse che se le cose vanno meglio,
avremmo ricostruito una scuola a Sandrock. Ma le cose sono andate peggio a causa di Logan. Adesso sono l'unico bambino in tutta la città. Vabbè, chiediamole se ha visto Logan la notte. Mi disse giusto prima dell'incidente che tutto sarebbe andato bene. Ha mentito. Che tristezza. Logan era mio amico, ma adesso lo odio. Poverina! Avvio. Mostriamogli le foto delle ricette. Oh cielo. Colui che mi dava le ricette è stato rivelato. Sì, sì, ho detto a Mian che quelle ricette erano un segreto della compagnia. Il che era vero. Solo Haru e io stesso sapevamo quelle cose. Cosa? Ero l'unico qui intorno che sapeva come fare quella cosa e avrei semplicemente dovuto dare via le mie ricette in quel modo? Oh, adesso Katrina, devo pur pagare le bollette, lo sai? È veramente molto dispiacevole ciò che è successo con Haru, non solo perché lo considero un mio amico, ma anche perché, insomma, a causa di quella sua grande mente che ha. E gli veniva semplicemente molte invenzioni. Avevamo un ottimo deal. Avevamo un accordo. Tutti i prodotti che mi mostrava come fare li avrei messi nel mio negozio e ci saremmo divisi i guadagni 50-50. Ho addirittura messo da parte ciò che lui avrebbe guadagnato, sai, nel caso in cui fosse mai tornato indietro. E comunque, cosa avrebbe mai potuto spingere una persona così brillante a stare con un barbaro come Logan, mi chiedo. E dico che ci deve essere del ricatto. Haru non tornerebbe mai le spalle a noi così, a caso. Beh amico, adesso che tu sai come fare queste cose, non è che magari non lo dici a tutti? Vabbè, chiediamogli della notte dell'incidente. Quella notte, quando Logan ha attaccato il tempio, temo di non aver visto nulla. Ero semplicemente a casa, insomma, a fare robe sue. E ho scoperto tutto più tardi, come gli altri. Va bene, grazie. Ciao. Penso che sia fantastico che stai investigando. Haru non può essere il cattivo che stanno dipingendo. Semplicemente non può esserlo. E ti auguro fortuna nelle tue investigazioni. Fammi sapere se c'è qualcosa che posso fare per aiutare. Mi fa che seccare tutta la gola. Ehi, Katrina. Qualche news sulla torre d'acqua? Cazzo, è difficile farla, eh. Comunque, mostriamogli la foto della mappa. Santo cielo, Katrina. Dove hai trovato questa? Ah, capisco. Sai, Katrina, non c'è bisogno che tu faccia le cose di nascosto. Se tutto ciò di cui stai cercando, insomma, sono informazioni. Beh, questo ha senso, anche se devo ammettere, questo mostra un livello di organizzazione da parte di Logan che, insomma, non sapevo che lui ne fosse in grado. Di sicuro, senza dubbio, ha iniziato a mettere le cose insieme da quando sei arrivato, ma magari è meglio se senti la storia nella sua entità su tutto ciò che è accaduto. Non molto tempo prima che tu iniziassi a
vivere qui a Sandrock c'è stata una grande tragedia. Howlett, il cacciatore di mostri, e il suo figlio Logan, con cui sei comunque già abbastanza familiare, sono corsi conto dei problemi. Howlett è andato in alcune rovine che erano state bloccate dal corpo civile a causa di un'abbondanza di sostanze pericolose sconosciute. E infatti è stato contaminato con qualcosa di bizzarro. E Logan ha reagito in maniera abbastanza selvaggia dopo che il pastore Miguel ha messo suo padre in quarantena dentro il tempio e si è rifiutato di lasciare che Logan entrasse in contatto con lui per paura che venisse contaminato anche Logan. E non poteva credere che suo padre potesse essere così sciocco da essere entrato in contatto con qualcosa di così pericoloso nell'età della corruzione. Una notte, durante la quarantena, Logan ha attaccato il tempio con bombe. Immagino che fosse per liberare suo padre dalla quarantena, ma qualunque fosse il motivo, insomma, c'è stato un qualche problema e parte del tempio è collassato. E noi eravamo tutti fuori, ma il padre di Logan era ancora dentro. E insomma, quando l'hanno trovato con il tempio collassato sopra, e purtroppo era già deceduto, e Logan diede la colpa a noi per ciò che era accaduto. E sembra che adesso stia cercando un qualche tipo di vendetta. E immagino che per arrivare noi voglia tirar giù l'intera città. Vabbè, chiediamogli se l'ha visto proprio. Ovviamente. Ero lì alla scena, come la maggior parte di noi. Sono uscita fuori dopo l'esplosione, ma quando capii cosa stava succedendo, Logan era già andato. Apprezzo che ti preoccupi su questa questione, ma temo che non ci sia molto che possiamo fare, ma aver fiducia nell'acume del nostro corpo civile per portare Logan alla giustizia e senza fargli troppo male, spero. Cerca di non scoraggiarti, Katrina. Ci sono giorni splendenti in avanti, ne sono sicura. E Katrina, spero che la pressione non ti stia pesando troppo. Stai cercando di trovare più informazioni su Logan, eh? Che carino, perché? Temo che non ci sia molto più da conoscere di ciò che già si sa. Ma immagino che non mi dispiacerebbe se tu mi provassi il contrario. Il mostro, le foto dell'equipaggiamento che lui ha fatto. Sì, ho fatto io questo equipaggiamento, quindi non posso essere certo ritenuto responsabile per tutto ciò che entra ed esce dal mio negozio, non è vero? Che cosa stai implicando, Katrina? Niente, volevo solo mostrartele. Chiediamogli se l'ha visto. E quindi, anche se l'ho visto, che cosa avrei dovuto fare? La sua mente era già decisa. Non ho ben capito, sembra tanto arrabbiato. Guarda, io ero vicino ad Howlett e anche a Luga. Ciò che è successo a quell'uomo è stata una tragedia. Ma a volte le cose sono così e basta. E mi sono sempre considerato come uno zio per Logan.
Lo avrei preso in casa, l'avrei adottato, ma immagino che lui non la vedesse in questa maniera. Mi preoccupo per ciò che Luca potrebbe fare e mi preoccupo che più le cose scalino, peggiorino, e meno sarò in grado di vedere quel bambino, quel ragazzino che conoscevo. Vabbè, lui è stato tipo tra i più inutili. Forse era anche l'unico inutile. Gli altri, bene o male, mi hanno dato informazioni. Qua zero. Sto qua era incazzoso e basta. Ho sprecato tempo a parlarci. Owen, mi manchi tu. Ehi, Katrina, come va? Ti mostro la foto. Wow, dove sei andata a prenderla? Una vecchia reliquia come questa? Sì, questo sono io nello sfondo. Ma non posso dire di ricordare molto di quel giorno. In quei tempi c'era un sacco di gente che si sposava al Blue Moon. La mamma di Logan, com'era? Posso a malapena ricordare il suo viso, se non fosse per questa foto. È scappata di città non dopo che Logan era nato. Questa cosa ha scioccato tutti quanti. Senza menzionare il vecchio di Logan, Howlett, che l'ha presa peggio di tutti, ovviamente. Ma non l'avresti mai immaginato da questa foto. Sembra quasi, insomma, una copiata fatta in cielo. Immagino a parte per lo strappo in mezzo alla foto. Quando Ole tornò indietro con la malattia e fu messo in quarantena dalla chiesa, Logan è uscito fuori di testa. Ha iniziato ad urlare di rilasciarlo fuori dalla porta del tempio. Insomma, sì, è capibile. Volete era tutto ciò che gli rimaneva nella vita. Beh, questo non è completamente vero. Consideravo Logan un amico una volta. Io spero veramente che riesca a vedere attraverso tutta questa pazzia e si consegni alla giustizia. E magari a quel punto può iniziare la guarigione. E chiediamogli se l'abbiamo visto, se l'ha visto. Sì, non quella notte, ma è entrato nel saloon quel giorno con Haru e si stavano comportando in maniera molto strana e comprando un sacco di roba. È stato più tardi che ho sentito che hanno fatto scoppiare il tempio per cercare di tirare fuori Howlett e che il vecchio uomo era morto nell'esplosione. Francamente, anche se Logan fosse riuscito a tirare fuori Howlett dalla quarantena, ci avrebbe messo tutti in pericolo con la malattia. Una storia veramente triste. Oltre a quello, però, temo di non sapere altro. Ok. Quindi stai cercando di trovare informazioni su Logan, eh? Beh, non ti biasimo. È tutto molto strano. Non ho mai sentito di una persona così decente trasformarsi in questa maniera da buono a cattivo. La mia speranza attraverso tutto questo è che nessun altro si faccia del male. Beh, buona fortuna con qualsiasi cosa tu stia facendo. Fammi sapere se c'è qualcosa che posso fare per aiutarti. Allora. Allora, non so se ci avete fatto caso, ma nessuno ha affermato di aver effettivamente visto Logan prima
prendere la bomba e lanciarla verso il tempio. Tutti quanti sono arrivati, che l'esplosione c'era già stata. Vedevano Logan correre lontano, però nessuno ha mai effettivamente visto Logan bombardare la chiesa. Ora sarà il mio amore per Logan che mi fa sperare questa cosa. Ma magari può essere che il bombardamento non l'ha fatto lui, qualcun altro magari. Boh, immagino che lo scopriremo. Incontra Essie al Blue Moon. Ce l'ho già. Hai fatto cosa? Mian, dove sei? Ho fatto ciò che dovevo fare. Ciò che hai fatto è stato impulsivo e hai messo il nostro amico in pericolo. Non stava venendo in mente un piano. Va bene, immagino che quando la metti in questa maniera... Ho fatto quello che dovevo fare, in modo da fare le cose in un lasso di tempo che io trovavo soddisfacente, che è praticamente la stessa cosa. Ehi, guarda, è arrivata. Tutto è andato bene, vero Katrina? Ero abbastanza nervosa. Beh, ma insomma, non hai avuto problemi, vero? Ma in ogni caso, Elsie, hai spinto la nostra amica a fare qualcosa al di fuori della sua comfort zone. Credo che tu debba a Katrina una scusa. Ah, accidenti, mi dispiace, Katrina. Mi dispiace che tu sia such... un po' pamolla, diciamo. Beh, se sei sana, Katrina, immagino che non ci sia motivo... Vabbè, di star lì... a continuare a lamentarci. Potete semplicemente promettermi che in futuro starete più attente? Non avete mai sentito tutto è bene ciò che finisce bene? Vabbè, tutti i detti. Comunque va bene, promettiamo. Detto questo, Katrina, dici tutto. Che cosa hai trovato? Che cosa hai scoperto? Magicamente è comparsa. Capisco. Wow, quindi che cosa vuol dire tutto ciò? Io non ne ho idea. Cosa? Oh, dai, hai detto che parlare con tutti quanti ci avrebbe aiutato a risolvere il caso. Non capisco questa frase, quindi lasciamolo stare. Penso che la miglior cosa che possiamo fare adesso è semplicemente aspettare che accada qualcos'altro. Katrina, grazie per aver fatto tutto ciò che hai fatto. Il tuo riassunto su ciò che hai imparato oggi è stato, insomma, molto importante. Sì, sei andato lì fuori, per le strade, come... a hard-boiled bad egg. Io non so come tradurle in italiano queste cose. E infatti questa cosa mi dà un'idea. Domani vi darò una sorpresa. No, non una di quelle. Una vera sorpresa. Oh, meglio se vi preparate. Io vado. Non mi piace quando ride in quella maniera. Magari è meglio se controlli per bene che le tue finestre siano chiuse per bene stanotte. Non c'è altro che possiamo fare per ora. Meglio, insomma, andare via. Ci vediamo, Katrina. Ok. Quindi, anche questa missione. Ehi, Katrina. Mi sono svegliata. Pronta per la tua sorpresa?
Volevo semplicemente dire che anche se non abbiamo trovato molto curiosando nella vecchia casa di Logan, beh, mi hai creduta quando nessun altro l'ha fatto. Quindi grazie, partner. Mostro. Ma parole gentili non valgono a niente. Come? Quindi ho fatto una cosa migliore e ti ho provato questo baby Yakmel. Il suo nome è Doodles. Però immagino che tu gli possa cambiare nome in qualcos'altro se volessi. Perché insomma non l'ha ancora imparato. Con Doodles potresti iniziare a fare insomma il tuo ranch. Wow, grazie, è un po'. Mamma mia. Hai sentito Doodles? Hai trovato una nuova amorevole casa. Evviva Katrina! Yuhu! Ah, ma accidenti. Katrina, non hai un barn, vero? No. Non puoi prenderti cura degli animali se non hai la stalla. E magari ti piacerebbe che ti spiegassi una cosa o due sul crescere animali? Va bene? E da adesso da noi, insomma, puoi comprare animali. Crescere animali richiede la stalla. Quando vai a Construction Junction, puoi aggiungere una stalla al tuo workshop. Beh, immagino che questo sia tutto. Meglio che io vada. Sono sicuro che tu e Doodle, starete bene insieme. Sono sicura che ti prenderai cura di lui. Altrimenti. Ciao partner, grazie per il tuo aiuto. You can now raise animals. Ma quindi. Davvero posso? Ok, allora andiamo a vedere. Perché fino ad ora, in questa beta, ho potuto solamente fare un miglioramento alla casa. Basta, non c'era nient'altro da poter fare. Quindi adesso andiamo a vedere se magari mi hanno aggiunto questa stalla, se mi hanno aggiunto qualsiasi cosa. Oh! Allora, a casa mia ancora comunque non posso fare l'upgrade e neanche alla stazione d'assemblaggio, però posso fare il recinto per le galline, ok, la stalla per gli Yakmel. Quello per i conigli, ma richiedono tutte le stesse cose. Va bene, dovrei aver tutto, dovrei essere riuscita a craftare tutto per fare la torre d'acqua qui. Allora, 4 bronze pipes le ho, le due valvole qui le ho. Gli 8 cast iron plate le i cosi di manganese li ho. Boh. E questo è fatto. Poi. Tower frame. Cast iron plate 6 li ho. 2 steel frame li ho. 8 iron latch li ho. E altri 4 bronze pipe li ho. E voilà. Sono anche salita di livello. Allora, mi manca water filter. Gli ultimi 6 cast iron plate. 2 pumping pipe. 2 filtration core. E anche sta missione è fatta. Ok. Direi che andiamo a installarla. Jasmine.
Tagliamo. Questo è l'ultimo. Ui. Ma è già vecchia e rotta. Voi costruttori avete fatto di nuovo un ottimo lavoro. E giusto in tempo, direi. Credo che il nostro prossimo carico d'acqua arriverà domani. La nostra città vi deve la nostra gratitudine. Commissionario, dovresti veramente compensare questi costruttori per la loro fatica. Sì, aggiungerò anche quello al conto. Parliamo con Jan. Bene, bene. Hai fatto un ottimo lavoro con la torre d'acqua, devo dire. Sai, è divertente. Quando tu e Mian siete arrivati qui, scommetto che il vecchio Mason. Scommetto che il vecchio Mason pensò che voi non sareste durati una settimana. Fortunatamente. Adesso è così lontano che dubito. No, no, ok, ho capito male. E Ian aveva fatto una scommessa con Mason. E Ian aveva scommesso che non saremmo durate una settimana. Mentre in realtà siamo durate una settimana. Quindi sta dicendo che è fortunato che Mason è così lontano. E che quindi non può riscattare i soldi della scommessa. Cosa stavo dicendo? Ah, giusto. Hai fatto un così buon lavoro a seguire gli ordini che ho deciso che meriti un bonus per il tuo duro lavoro. Ecco, l'ammontare promesso della città e in più anche 50 goals. Giusto, tutti per te, non spenderli tutti nello stesso posto. Ciao ciao adesso. Ok, questa è la fine della demo. Ma come 50 gol? Siete un po' con le manine corte però, eh. Allora. Finisco il video e questa serie sulla beta così, anche se non vi interessa. Allora, ho ampliato il mio terreno e ho costruito la stalla per gli Yakmel, qua per i pulcini e questo per i coniglietti. E nonostante all'inizio sembrasse un mostro, in realtà lo Yakmel è carinissimo, guardatelo. Qui ho preso il pulcino della gallina e il pulcino del gallo, anche se effettivamente sembrano uguali. Qui il coniglio, che sembrava più bello dall'icona. Però dai, bellino anche questo. E vedremo se mi danno, una volta cresciuti, materiali diversi, pellicce diverse, magari da quelle che ricevo ammazzando gli animali, perché altrimenti è un po' inutili tenerli qua, che mi mangiano un sacco di pomodori. Va bene. Io a malincuore chiudo questa serie perché i contenuti della beta sono finiti. Spero che ricevano le certificazioni per far uscire l'early access il prima possibile, perché la storia mi sta intrigando da morire. Voglio sapere
come va a finire con Logan. Quindi io per ora vi saluto e ci vediamo al prossimo video.